La violenza sulle donne e sui minori non è solo un problema delle donne, è un problema che coinvolge gli uomini, che coinvolge le famiglie, e quindi abbiamo chiamato gli uomini che ci mettono la faccia, soprattutto coloro i quali stanno ai vertici delle istituzioni, perché quotidianamente sia come uomini che con le loro divise operano nella società a difesa dei diritti, dei valori, anche dei valori della famiglia, della non violenza. Gli uomini certamente ci mettono la faccia, come dimostra oggi la presenza delle più importanti autorità dello Stato a questo convegno, ma è anche giusto che se gli uomini ci mettono la faccia incoraggiano le donne in particolare a metterci la faccia pure loro, perché alla fine la loro presenza, la loro partecipazione è una partecipazione che deve essere attiva. In mancanza, come voi sapete, è un fenomeno difficile da scoprire e da arginare. Ormai gli organismi sovranazionali, nazionali, la Regione Sicilia, l'azienda sanitaria, come sapete, fin dal 2012 è impegnata in questo tipo di campagna, tant'è che per la violenza fisica già nei pronto soccorsi è istituito, soprattutto qui all'ospedale principale di Siracusa, la stanza rosa, dove c'è una privacy, c'è una riservatezza da garantire alle interessate, che consente di scoprire quello che diversamente non emergerebbe. Per cui da questo punto di vista oggi ci mettiamo la faccia tutti, uomini e donne. Non va a scuola perché si sente male. La mamma, dopo avergli portato la colazione, esce di casa per andare al lavoro e sull'uscio di casa trova la morte. E il ragazzo era appostato dietro la porta, pensava di trovare Federica, il papà era uscito poco prima, e invece esce la madre, quindi sulle scale viene uccisa. E forse poteva toccare anche a Federica se la lama non fosse rimasta tra le vertebre del collo. Questa l'ho raccontata io perché penso che il signor Cimino non se la senta, però voglio sentire la sua testimonianza riguardo alla prevenzione. Io quello che vi posso dire è, a parte la faccia, tutta sta storia ci ho messo metà del mio cuore comunque. La prevenzione è importante perché, appunto, come diceva la dottoressa, uno non riesce a capire quanto possa essere importante la prevenzione, da capire che se io, magari parlando con questa associazione, alcune cose si potevano evitare. Non dico la morte, non lo so, questo non può dire solo il Padre Eterno, però ci potevamo far aiutare, perché manca l'inesperienza, manca ci vogliono le persone giuste. Appunto, questa associazione è creata ed è giusto che deve andare avanti e continuare nel suo percorso, è molto importante. Voi, l'unica cosa che vi posso, come testimonianza vi posso portare, provate a immaginare a uscire fuori di qua e vi arriva una chiamata di vostra figlia e nel dire: papà, la mamma è morta. Arrivate a casa e tutto è finito, cioè è distrutto, per nulla, per un telefonino, per delle gelosie, delle cose stupide. Quindi bisogna fare molta prevenzione, soprattutto nelle scuole, con questi giovani, questi ragazzi. Cioè, il mondo non si può cambiare con un mi piace. Perché noi abbiamo due grandi percorsi: uno è la violenza interna, domestica, i cosiddetti maltrattamenti; l'altro invece è non rassegnarsi alla fine di un rapporto, e questo si cristallizza in quello che viene chiamato il reato di stalking o di atti persecutori. Si constatò che la donna che si presentava al pronto soccorso con un occhio nero e magari diceva che riferiva che quell'occhio nero se l'era provocato sbattendo contro lo sportello di un armadio, poi veniva avviata nello stesso percorso che tutti quanti facevano i pazienti comuni, magari con un codice verde, qui ci sono tanti medici
l'ospedaliere, sanno cosa dico, e quindi con tempi di attesa lunghissimi, nel frattempo la donna magari se ne andava, perché ovviamente queste attese e questo fatto di essere come dire, esposta alla visione di un numero indeterminato di persone che in quel momento frequentavano il pronto soccorso all'ospedale la metteva in grandissimo imbarazzo. Da questo nasce il codice d'onore, e da questo nasce tutto l'impegno, la separatezza che nei vari ospedali dove è stato adottato il codice rosa si è instaurata, addirittura in alcuni nosocomi, voi sapete meglio di me, si è istituito una specie di stanza doc, la cosiddetta stanza rosa, in altri il famoso percorso rosa, ma insomma tutti tendenti a far emergere la violenza, che spesso non emerge, perché la donna, per tutti i motivi che qui sono stati richiamati, spesso e volentieri non rivela la causa del suo stato, e perché insomma è necessario che tutti coloro che operano in questa difficile attività, mi riferisco alla magistratura in primis per quanto riguarda la repressione, alle forze di polizia egualmente, sia nella parte preventiva che repressiva, e alla struttura sanitaria, devono insieme, con l'adeguata formazione per affrontare questo fenomeno, che non è facile da ottenere. Io ho visto altrove che abbiamo organizzato corsi per infermieri, medici, per operatori di polizia, ma con grande difficoltà, perché molto spesso non c'è tempo, non c'è modo, non c'è la dovuta attenzione a queste fenomenologie.